Nell'ambito della manifestazione savonese sportivo dell'anno, molti ospiti del mondo dello sport e della musica si sono susseguiti sul palco allestito di fronte al terminal crociere del porto di Savona. Paolo Belli ha elettrizzato il pubblico con il suo ritmo e il suo swing. Poi è stato il momento di Enrico Ruggeri, applauditissimo con i suoi successi storici. Io sono nato già Fai parte della Nazionale Cantanti, oggi sei qui allo Sportivo dell'Anno, c'è un legame inscindibile tra te e lo sport? Beh, insomma, sono le due cose che mi divertono di più, giocare a pallone e cantare. Ogni ragazzino ha questi due sogni, io ho avuto la fortuna di realizzarne uno anche professionalmente, che è quello di cantare, fare musica, suonare, ma anche di giocare a pallone nei grandi stadi facendo delle cose utili, ma anche divertendomi. Dove ti possiamo incontrare ancora quest'estate? Sto finendo il disco, quindi mi divido tra lo studio e i concerti. Beh, ne faremo parecchi, qua in zona, insomma, quasi in zona c'è Sanremo, per esempio. E quindi possiamo, insomma, dedurre che sta per uscire un tuo album, c'è qualcosa? Sì, verso ottobre, ci stiamo lavorando adesso, insomma, mi sembra bello, ma è un po' presto per dirlo, poi non sono la persona adatta. Fantasista, faccio quello che vorreste fare voi. Credo al difficile il trucco che ho.